Un minuto perché quello che volevo dire non lo dico, volevo fare una brevissima analisi sui mutamenti istituzionali in atto a livello comunitario, ma vorrei agganciarmi all'ultimo intervento sui populismi perché qui di analisi stiamo morendo. Noi siamo molto bravi a avere una comprensione forte del presente, ad avere proposte molto concrete, molto realistiche su quale strada alternativa sarebbe percorribile, vi fosse la capacità politica di percorrerla, ma purtroppo la sfera pubblica e il linguaggio che viene utilizzato, il linguaggio che buca lo schermo, che fa egemonia, non è il nostro, ed è un linguaggio che sta diventando in realtà sempre più un linguaggio euroscettico. Lo stesso euroscetticismo di Cameron, le stesse dinamiche interne britanniche sull'appartenenza dell'Unione della Gran Bretagna all'Unione Europea è stato travolto qualche mese fa dalla nuova retorica del UK Independence Party, che è arrivato a raccogliere il 20-25% e diventare il secondo partito della Gran Bretagna. Veniva ricordato prima, ne parlavamo anche ieri, che giusto 2 giorni fa Grillo sono uscito fuori con una proposta di un referendum per restare o meno nell'euro e volenti o nolenti, se le cose continuano così, da qua alle prossime elezioni europee noi parleremo di quello là. Il tono delle danze sull'Europa lo detterà Beppe Grillo, lo detterà lo UK Independence Party. In Germania lo sta già dettando, spostando anche le politiche dell'Angela Merkel, il partito euroscettico Alternative per la Germania. E se noi pensiamo di controbattere questo, di arrivare alle elezioni europee con il proseguimento di questa litania pro-europea ma critica che vede nella ristrutturazione dei trattati europei in chiave più favorevole al mondo del lavoro, ai giovani, agli investimenti, la risposta che noi diamo al pubblico, verremo travolti tutti quanti nel 2014. Perché la storiella che ha già trascinato Hollande ai livelli più bassi di gradimento di qualunque presidente della Quinta Repubblica, la storiella noi andiamo in Europa e cambiamo i trattati e modifichiamo l'impianto istituzionale rendendolo più favorevole alle necessità dei nostri cittadini. Quella storiella, la gente lo ha già capito che è una farsa, come stanno le cose oggi a livello politico, istituzionale e di forze in campo in Europa. Questa storiella la racconta Letta nel suo discorso di insediamento. Adesso si sta facendo una certa celebrazione su questa nuova politica, nuovo corso meno favorevole all'austerità in Europa. Ma questo nuovo corso che cos'è? Permetterà all'Italia di avere il 2,9% di rapporto deficit-PIL invece di raggiungere il debito pubblico. Significa che forse possiamo restare con le misure di austerità che abbiamo, non dobbiamo farne di nuove da qui al 2014. Metteranno 6 miliardi per tutta l'Unione Europea sull'impiego giovanile, che è francamente un insulto, vista la situazione drammatica che stiamo vivendo. Hanno dato 1 anno, 2 anni in più alla Spagna e alla Francia per raggiungere il 3% del rapporto deficit-PIL. Va bene. Sarà più alta, la sofferenza sociale sarà più alta. Se noi torniamo dopo un anno ancora con la storia che noi cerchiamo, ci candidiamo alle elezioni europee per andare in Parlamento per cambiare i trattati, francamente la gente ci manda a cagare e fa bene a mandarci a cagare perché non possiamo continuare a trattare i cittadini come degli idioti. Lo hanno capito che questa cosa qui non passa. E quindi cosa facciamo però? Andiamo tutti quanti nel campo dello scettico. Andiamo anche noi a dire che bisogna uscire dall'euro. C'era ieri una molto interessante discussione su questo. Insomma, uscire dall'euro benissimo, però tu puoi uscire dall'euro e fare politiche ancora più neoliberali con una lira iperinflazionata. E va bene. Però la domanda che io pongo è come rispondiamo alla incapacità di perseguire la nostra retorica pro-europea, e siamo radicalmente pro-europei, ma l'incapacità di perseguirla in quei termini là, e la nostra non volontà di andare ad abbracciare rigurgiti nazionalisti, un ritorno allo Stato-nazione o un abbandono dell'Eurozona, così come viene paventato perlomeno da alcune forze politiche. Che linguaggio nuovo sviluppiamo? Questa è una domanda che magari possiamo poi affrontare nel dibattito, lo affronteremo questo pomeriggio, lo affronteremo nei prossimi mesi. Per me passa anche per una radicalizzazione della nostra proposta. E chiudo con due elementi spot. Uno, io mi sono un po' rotto di sentire della finanza. Questa è la logica che vogliono che noi assumiamo.
Quindi non abbiamo un nemico che è identificabile, il nemico è questo non luogo, questa non persona della finanza globale, ma questo nemico, questa finanza globale ha, per quanto mi viene da capire, un coordinamento politico molto forte. Sono scelte politiche che vengono spacciate per scelte tecnocratiche di un nemico che è invisibile. E riportare una politicizzazione della nostra lotta contro l'egemonia finanziaria forse può servire a dare un senso di direzione alle persone che fra un anno dovranno andare a votare al Parlamento europeo, no? E non ci si potrà candidare per andare a lottare contro il drago sconosciuto della finanza, ci si dovrà candidare per andare a lottare contro Angela Merkel e tanti altri nomi che possono mettere in fila uno dopo l'altro. E la seconda, io mi sono anche un po' rotto di questa celebrazione dei risultati del Parlamento europeo. Ottimo che la cultura forse sarà al di fuori di un trattato di libero scambio che forse da qui a 5 anni si farà fra gli Stati Uniti e l'Unione Europea, ma me ne sbatto abbastanza in un contesto di crisi sistemica come questa, che l'unico organo rappresentativo europeo ha di mettere la medaglietta perché forse la cultura resterà al di fuori di questo trattato. Secondo me il Parlamento europeo deve dire qui o ci perdiamo uno scatto di coscienza e quindi blocchiamo questo budget, così come abbiamo bloccato il trattato ACTA con gli Stati Uniti a giugno dell'anno scorso, oppure ragazzi chiudetelo quel Parlamento, perché così com'è quel Parlamento non ci serve a nulla, non ci serve a nient'altro se non a dare una legittimità a politiche economiche e sociali che stanno venendo prese altrove nel Consiglio europeo e attraverso meccanismi intergovernativi come il Fiscal Compact che vanno addirittura al di fuori dell'ambito della legge europea e vanno per legge internazionale di trattati intergovernativi fra stati. Quindi il Parlamento europeo, le elezioni benissimo, ma candidatevi a quelle elezioni per sovvertire quel Parlamento. Riprendete la esortazione di portare una rivoluzione giacobina nel Parlamento che Toninelli ha portato avanti qualche anno fa. Non ci servono parlamentari che vanno là a schiacciare i bottoni sui pochi ambiti di codecisione che ci sono. Ci servono parlamentari che vanno là e si alzano in piedi e quando serve escono da quel Parlamento e denunciano la connivenza di quel Parlamento con le logiche egemoniche del Consiglio europeo e della Commissione europea. O altrimenti dall'interno di quel Parlamento posso fare un po' un grillino, lo aprono come una scatoletta di tonno. Se c'è un ambito in cui serve anche di candidarsi per modificare la struttura di un organo di rappresentanza, questo è ancora più vero nell'organo Parlamento europeo, in cui io credo fortemente, ma deve anche crederci chi in quella struttura lavora e vorrà essere rieletto tra un anno. Grazie.